signore non parlassero in perfetto italiano, no. Sarebbe molto più divertente, così, cioè non solo divertente ma interessante, mi trovo un lavoro meraviglioso. Così come è sempre molto bello per me sentire quando qualcuno parla del suo lavoro, e quindi una cosa che mi manca è il visivo, perché suppongo che loro ti facessero tutte... Sì, però non volevano farsi né fotografare né riprendere. Anche questo lo capisco, perché viene ritenuto una non pittura, lo so per esperienza. Allora, questa è la testimonianza di una... vabbè, ve la leggo così. Sono stata assunta a 17 anni, il 5 novembre del 1960. Il 5 novembre del 1963 sono andata in pensione nel 99 ad agosto con 40 anni di servizio, 37 effettivi e 3 di amianto. Io sono stata alle filigrane, dove si creava la filigrana per avvalorare le carte valori, francobolli, passaporti, cambiali, gioco del lotto, sono sempre stata lì. Era un lavoro piuttosto specializzato, importante, che dava soddisfazione. Non è stato il mio primo impiego, perché io ho cominciato a lavorare molto giovane a Milano, facevo le resistenze dei ferri da stiro. A Foggia, quello al IPSG, quindi Istituto per la Zecca di Stato, è stato il mio primo impiego e anche l'ultimo. Io svolgevo un lavoro importante alla filigrana. Sulla carta di circolazione delle auto si intravede un volante, quello l'ho fatto proprio io. Uno degli ultimi lavori che ho fatto è quello delle ricette sanitarie. Se le mette in trasparenza la ricetta, vede tanti serpenti e dietro c'è scritto IPSZ. Fatto io. Quando sono stata assunta io eravamo più di 1200-1300, poi il numero è andato scemando. Quando sono andata in pensione eravamo sulle 700 unità, poi si è quasi annientata. Oh, peccato, mi dispiace. In questo reparto noi eravamo guardate con occhio superiore alle alte. Quando venivano a vedere lì come si faceva per la filigrana, beh, ma rimanevano estasiati, mi facevano tanti complimenti, Quando fui assunta al poligrafico ero con altri in un reparto generico dove si sceglieva la carta. Dopo 4 anni, sapendo che c'era questa officina dove si creavano le filigrane, non avevo mica idea di che cosa fossero, sono andata a vedere un giorno e sono rimasta strabiliata. Ma cos'è tutta questa storia? Ho fatto la domanda, poi ho fatto un corso per poter accedere a quel reparto e fui presa, mi spostai e di lì non mi sono spostata più. Comunque mi ha portato benessere, ero contenta di quel lavoro che svolgevo. Il primo incisore filigranista è stato un certo signor Fiordespini, che veniva da Fabriano, dove fanno la carta. Io l'ho avuto come superiore. Poi dopo questo signore abbiamo avuto un tecnico di Foggia. Eravamo soprattutto donne in quel reparto, c'erano 2 uomini, ma soltanto perché loro creavano questa filigrana, dovevano graffittare, no, perché c'erano dei caucciù che venivano spennellati e graffittati con la grafite volava anche nell'aria, uno se la ingoiava pure nonostante le maschere e le attenzioni, ma noi donne no, non avevamo nulla a che fare con la graffitatura. Poi, dopo la graffitatura, veniva il trattamento galvanico delle particelle che si staccavano da queste grandi piastre di rame, si depositavano sul caucciù che era già impresso con l'immagine o con la scrittura che volevamo, e quindi andava a crearsi la filigrana. Oh, questa poi veniva lavorata, limata, smussata per essere poi applicata su dei rulli filigranatori, a seconda della distanza che decideva il perito, poi veniva messo su questo scheletro di ferro e andava in lavorazione nelle continue. Mentre girava, la pasta della carta passava su dei teli di lana, cioè dei feltri, colava
acqua, e nel frattempo passavano due rulli, uno sopra e uno sotto, che la spingevano ancora. Immagino che qui ci fossero tutti i gesti che lei faceva. C'era molta gente che aveva fatto la guerra, era provata dalla guerra, dalla fame, perché all'inizio il poligrafico non si riscuoteva molto, si faceva la fame anche lì. Noi dopo poi abbiamo avuto il boom economico degli anni 70 fino agli anni 80 e poi ha cominciato ad andare un po' giù, un po' giù, un po' giù ed eccoci qua. Negli anni 80 c'era già questa preoccupazione, poi negli anni 90 ci accorgevamo che la situazione non era più fiorente come una volta. A me non ha fatto tutta questa grande impressione trovarmi a lavorare con uomini che avevano fatto la guerra, no, nel senso che io a Milano già avevo lavorato con gli uomini e non avevo avuto questo impatto forte, era un ambiente duro, ma se si comportavano così non era mica nemmeno colpa loro, era colpa della vita dura che avevano attraversato. Il poligrafico era uno stabilimento. Si occupava anche di fare la carta con la cellulosa, c'era la falegnameria perché la cellulosa era fatta dal pioppo, quello per fare i mobili, c'era l'idraulico se c'era bisogno di aggiustare i tubi, c'era la fonderia, la meccanica, cioè c'erano tanti di quei reparti che il poligrafico era come un piccolo paese, non aveva bisogno di lavoranti esterni, era tutto all'interno. Oltre questo, negli anni 70 a Foggia arrivò anche la lavorazione delle targhe, che esiste anche oggi. Il mio era un reparto privilegiato, eravamo tutti quanti specializzati ed era un prestigio e la remunerazione era anche leggermente diversa rispetto agli altri. E da noi c'era l'amianto, ma non capivamo che cos'era. Ci sembrava cartone, non capivamo. Dopo, col senno di poi, abbiamo capito. Io ero già a casa quando mi hanno mandato la lettera in cui mi dicevano che mi avevano riconosciuto 3 anni in più, i 3 anni dell'amianto. Io ero andata via prima, però.